Mi trovo al santuario di Castelnuovo d'un Bosco ed è l'orario di uscita della messa, che comincia alle 11. Ho parlato con alcune persone, ho chiesto cosa ne pensano di Francesco e i pareri sono all'unanimità favorevoli. Vedete, adesso si esce dalla messa e ho chiesto ad alcune persone, ma poi non mi hanno autorizzato a pubblicare i loro pareri. C'è una certa, così, anche timidezza e anche riservatezza. Vedete, questo è l'orario appunto di uscita della messa. Vedete la grande immagine che c'è là dietro di Don Bosco. Là davanti c'è un'altra chiesa molto bella, e questa che vedete qua davanti, gialla, è un po' la... Sul davanti c'è la casa penso natale di Don Bosco, vedete? Questo è un posto molto bello, molto grande, pieno di verde, e la domenica è sempre pieno di gente. La cosa positiva è che non ci sono bancarelle all'esterno come in altri santuari. Scusate, ma cos'è questa cosa? Questo... di pavone. Come? Pavone. E cosa rappresenta? La felicità. Ah, la felicità. Ma cos'è che fare col cattolicesimo, scusi? Vabbè, la storia. Parrocchia Santa Maria di Pavone. Non voi se siete di Pavone, ma cosa rappresenta questo rispetto alla cattolicesima? Oggi è una gita. Sì, è una gita, siamo in gita oggi. Siamo in gita a conoscere il santo dei giovani, Don Bosco. Ma per ragazzi. Sì. E questi sono bus per aggregare i ragazzi, certo. La sua vita ai ragazzi, questo è un modo per stare bene con i ragazzi. Don Bosco non faceva solo questo. Fortunatamente non ha fatto solo questo. Cos'altro faceva Don Bosco? Ha insegnato i ragazzi a vivere secondo le regole di Cristo, di Dio, nel rispetto degli altri, delle altre persone. Sì, Don Bosco naturalmente metodo preventivo eccetera eccetera, quindi anche sull'educazione dei giovani, certo. Ma Don Bosco combatteva anche la massoneria, certo. Ha subito qualche attentato,
alla propria vita. Ecco, cosa ne pensate oggi di questo avvicinamento a Lutero da parte di Francesco? Lì si va in cose molto più troppo difficili, molto per più noi. Difficili. Ecco, ma così voi cosa ne pensate? Con due parole, insomma. Siete favorevoli, siete contrari? Io ve lo dico, sono contrario assolutamente. No, io non sono a conoscenza di questa cosa, quindi mi... Ci asteniamo. Ci sono stati i festeggiamenti. Dovrei dire delle cose senza avere prima una conoscenza di quello. Beh, che ma il protestantesimo cosa è rappresentato, lo si sa, in ragazzi, Europa. A grandi linee A grandi linee, però. Sì. Grazie. Va bene, grazie a voi, buona giornata. Grazie.